Hola luchadores, fugaci fotocopiatori di fondoschiena, ma rigorosamente di facoceri, ben ritrovati dal vostro Silver qui su Overwatch. Vi chiedo venia in maniera preventiva, ma mi sono sbronzato di boeri, quindi sono qui storto come una pigna. E niente, va bene, non indugiamo oltre, andiamo a giocarcela, come sempre partita contro intelligenza artificiale, difficoltà media. Non mi ricordo minimamente chi c'era alla destra di Diva, però credo che lo scopriremo entro pochi secondi, perché in questo momento sta partendo bello spedito e questa cosa ci riempie di gioia. Sì, è schermaglia, però sempre meglio una schermaglia che un calcio nelle gengive. Reinhardt, è vero, questa cosa mi riempie di gioia, è un personaggio che volevo provare, che ho usato una volta sola, una soltanto, e quindi abbiamo, allora, lui non ha un'arma secondaria, ha solo questo martellozzo, quindi attacchi a corto raggio, e questo era l'attacco potente. Allora aspetta, questo è l'attacco, attacco lento, ma credo che faccia un male becco. Questo è il centravanti di sfondamento, che carica e va in linea retta, quindi bisogna saper gestire bene gli spazi, perché è un amen spatasciare la gentaglia contro i muri, ma anche un amen sprecare completamente l'attacco. Quindi questo credo sia la martellata, quella, esatto, che stordisce fra virgolette chi la subisce. E poi c'è assolutamente lo scudo, che nei temi di conquista è veramente una cosa figufa, veramente elargisce arroganza e anche flautulenza, credo. Bello, mi piace perché soprattutto è veloce. Reinhardt muore difficilmente, ma quando muore fai a tempo a far passare due partite prima di saltare di nuovo a bordo con i tuoi allegri compagnucci. Però obiettivamente una squadra only Reinhardt diventa veramente fetentissima. Non disturbarti ad alzare. Esatto, chi si alza più? Stavo facendo dei ragionamenti bislacchi su quello che deve essere la conquista del carretto e dei pupi siciliani, fatta attraverso una coppia di Reinhardt. Sarebbe una figata, logicamente non si può fare, perché come sapete nelle partite ordinarie non si può piccare in più d'uno lo stesso personaggio. Quindi sono scelte esclusive, però sarebbe fighissimo. Molto fighissimo. Round concluso, siamo già alla parte finale della nostra vita, bene. Non preoccupatevi, amici, sono il vostro scudo. Vi è qua. Vai così, vai tranquillo. Vai, bello. Ti ho nel mirino. Bene, mi fa piacere. Ok, abbiamo eliminato uno zeniata a vanvera. E ci stiamo attirando le ire dei nemici, perché appunto stiamo facendo scoprire a loro l'amaro sapore del piombo nel culo. Ok, diciamo che stiamo facendo la nostra porca figura, lo scudo si ricarica, non va all'indietro, grazie, magari mi curo anch'io, giusto per... grazie, veramente... Guarda che bello Anzo che spuncia. La domanda è, ma lo scudo di Reinhardt ferma anche le ultimate? Le mosse finali? Dai, 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 vai, vai ragazzi, bravi così, bravi così. Ricarichiamo un attimino lo scudo con l'inattività. Mezzogiorno di fuoco. Ecco, benissimo. Vediamo un gioiosissimo Rodog che ci ha sifonato passando all'interno dello scudo. Ok, sto capendo la logica di Reinhardt, perché come detto non l'avevo mai usato. Devo dire ragazzi che mi piace, nonostante mi sia trovato a preferire i personaggi più veloci, sciolti e dinamici. Devo ammettere che Reinhardt mi piace. Tozzo, grosso, ignorante, buzzicone. È difficile da scatafottere. Non male, veramente. Può dare somma soddisfazione. C'è più Nishu? C'è Nishu? Scarica di piombo pronta. Bene. Mancano 60 secondi. Tanto noi facciamo recuperare il terreno. Mi piace un sacco questa cosa che si può far retrocedere il calesse. Ferma il carico, no? Fermo un'ostrega, scusate, eh. Se mi è concesso.
aspetta, vieni qua. Vieni qua che ti salvo io. Ti copro le chiapparde. Perfetto. Alle mie spalle. Ciucciami gli spigoli. Mancano 30 secondi. Con pigolanza, ciucciami gli spigoli con pigolanza. Diciamo che il nostro intervento ha salvato le sorti di questa squadra. Attenzione. Botte da Orbi, ok, non avevo capito che facevo poco danno con la mia ultimate, perché ha un campo, presumo, devastante ma ristretto. Ok. È abbastanza palese che un Reinhardt giocato bene, ragazzi, devasta, spariglia, scombina i piani, si fa odiare, bello! Mettiamolo nella lista delle cose che ci piacciono, quelle cose che vorresti per Natale. Fai pochi ammazzamenti, perché ne fai pochi, però effettivamente la cosa diventa molto interessante. Perché copri le spalle e gli ammazzamenti li fai fare agli altri, perché comunque il gioco di squadra non si svolge solo ed esclusivamente facendo così. Poi vediamo, lui ha avuto 25 eliminazioni, però ha fatto anche tutta la partita, noi abbiamo partecipato solo alla parte finale, però la cosa è servita appunto a far bella figura con gli amici. Cuccate di brutto, cuccate di brutto con Reinhardt, perché c'ha la mazza grossa, è una cosa che viene da sé. E questa cosa ci piace. Adesso speriamo e proviamo a fare una partita completamente intera, vediamo se riusciamo a rifarci una sessione completa. E niente, se la cosa dovesse andare bene, mettiamo assolutamente Reinhardt nella lista dei personaggi da imparare a usare. Che bello! Poi è fico, mi piace un frappo. Vado pazzo per le armature di stile medievale, da fan che arriva oltretutto dei Cavalieri dello Zodiaco. Insomma, a me i vestiti di metallo piacciono, quelli luccicosi e argentati. Però devo ammettere che Reinhardt è molto più fico senza l'elmo, così. È un bel signore, somiglia tanto al Silver, diciamo, nella sua anzianitudine, nella sua canizie. Sono cose che ti fanno riflettere che c'è speranza per il futuro. Credo. Spero. Bene, nessun eroe d'attacco in una fase d'attacco. Siamo dei geni del male. Ok, farò finta di aver capito cosa ho adesivato al muro. Ciao. Portate rispetto agli anziani. Io vivo per un buon combattimento. Quanto è fantastico e gorgogliante. Veramente, Garul è fiero delle sue adenoidi come pochi altri. Ringraziamo la Jalapas per aver fornito questa battuta. Sì, salve. Buongiorno. Saluto tutti a Vanvera io, con somma gioia e fra l'altro anche della propinquanza. La propinquitudine, non mi ricordo come si dice. Oh, che bello, c'è il maialino! Fra l'altro Rodog è il prossimo personaggio che andremo ad usare. Fra l'altro adesso sto cominciando a scarseggiare come idee per i titoli stupidi e bislacchi. Ok, vediamo se riusciamo a non farci sifonare le chiappe da Tergo. Vediamo un pochino, Ok. Radunatevi! Tutti a dormire, ovviamente. C'è qualcuno che mi sta seguendo? Non ho nessuno dietro, è fantastico. Perfetto, posso essere stordito comunque. Fico. Fa coceri e pimpillacceri, fra l'altro. Diciamo che, ecco, che quello che fa pena nel suo caso è proprio l'attacco, quello manuale, quello proprio di andare giù pesante con la mazza, perché è lento, non multidirezionale, logicamente, perché non puoi contarlo come proiettili, sono proprio sberle e cazzi in faccia, né più né meno, e soprattutto un kit medico grande non basta a curarlo, fantastico. Perfetto, va bene, abbiamo conquistato la cosa e adesso ci mettiamo qui solo esclusivamente per guardare le chiappe di Widowmaker. Grazie, mi sarei fatto curare con gioia. Ecco. Widow. Ciccia!
Dietro. Ok. Notiamo come l'arma di Rodog caghi a spruzzo, una cosa fantastica. Bravissima, vedo che comincia a capire il senso della vita. Vi ribadisco che potremmo concludere senza fare alcuna uccisione. Potrebbe essere stupendo tutto ciò. Grazie. Fantastico, ecco ragazzi, se voi mi coprite le spalle rendiamo tutto il discorso estremamente più semplice. Ganzo, chi è che mi ha fatto esplodere il petardino in culo? Zyra. Mamma mia, pensavo davvero facesse molto più danno, ragazzi. Molto molto più danno. Devo ammettere che a livello di attacco non è un personaggio soddisfacente. Logicamente è ottimo a livello di difesa. Quello non lo si discute. Va bene quando fa appunto il suo attacco caricato e via dicendo, ma funziona in maniera efficace se i personaggi sono raggruppati, se no non vale la pena mai, tra l'altro. Ok, diciamo che lui fa punti scortando logicamente la pupazzeggianza. Vediamo. No, mi sono fatto castrare da una pianta. Giorno di fuoco. Santa cicoria. Ok, niente. Ho stordito McCree senza ammazzarlo. Gioiosa come cosa. Va bene, siamo efficaci, ma senza essere veramente ganzi. E l'unico attacco alla distanza è una mossa speciale che se ne carica uno ogni 5 secondi. Va bene. Confidavo in qualcosa di meglio, ma tant'è, questo offre il mercato. Doppia uccisione doppia, nonostante tutto. Vabbè. Benvenga la cara armatanza del nostro simpaticissimo Reinhardt. Adesso sono curioso di provarlo. Quella, ciao! Quanto siamo fantastici! Ah, la doppia uccisione doppia ci è valsa l'Oscar per la migliore interpretazione a questo giro. Questa cosa mi soddisfa. Quella, vabbè. Dai. Perfetto. Adesso sì che si ragiona. Fantastico, guardate che bravo che sono stato, potevo fare il gigione e votare per me, invece no. Pensavo peggio, ragazzi, pensavo peggio. Tutto sommato non male, tutto sommato non male. Mannaggia, ho fatto restare in squadra, in realtà non volevo restare in squadra. Vediamo se riesco a abbandonare la partita. No, ma se abbandono la partita adesso comunque resto trainato dalla squadra. Vabbè, facciamo un'altra sessione così e amen. Allora, quindi questo è un altro scorta al carico. Avrei voluto provarlo in territorio di conquista, ma d'altronde non potendo scegliere, quello si becca e quello ci si tiene. Di nuovo difendi. Credo che il ragazzo sia efficace, non ho più molti dubbi a riguardo, anzi non ne avevo molti nemmeno prima, perché ho visto che nel meta tancoso un Reinhardt c'è sempre, quindi la cosa toglie tutti i dubbi di contorno. È efficace, abbastanza resistente, è solo difficile gestire l'attacco corpo a corpo, lascia abbastanza scoperti, ma avendo anche uno scudo che poi si ricarica anche a profusione, va da sé che sia... Che cavolo, mi stavo ciucciando una lampada. Sto cercando di fare le cose a due alla volta, quindi portate pazienza. Se faccio qualche cacatella, voilà. In realtà mi sono girato mentre narravo per accendere il PQ. Vai, buttati a bomba. Ok, volevo capire anche questa cosa. Quindi in caso di piano in discesa si può serenamente scivolare dal piano di sopra a quello di sotto. Fantastico, buonissimo sapersi anche quello. Tutta roba che
va saputa. Potrebbe rimettere in piedi il tuo impero di famiglia. Quale prezzo? Saluti. Salve, Mila. Ti sto guardando sotto la gonna. Ciao. Vabbè, scusa. Mila. Ok. Sono al vostro scopo. Vai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ok. Fantastico, bellissimo, stupendo, stupendo, meraviglioso, meraviglioso, veramente. Ripeto, non è molto esoso in fase di attacco. Fa meno danno di quello che uno potrebbe sperare. Ecco, e subisce anche. Effettivamente io non so se sia stato nerfato o cosa, perché giustamente non sono a conoscenza di come fosse il personaggio prima. Gode come un dondolone praticamente. Bravo ragazzo. Gli piace la sana violenza. E niente, stavo dicendo, non so se sia stato nerfato il danno che fa, perché effettivamente mi sembra irrisorio se è fatta la proporzione alla mazza enorme che esibisce. Sembra quello di Smaug. La mazza di Smaug. Attenzione che qua c'è un soldato che vorrebbe farci girare le balle. Ecco, allora, molto ristretto il campo d'azione anche della nostra arma segheta. Ah, bene, mi ha anche incastrato. Quindi contro un team dinamico, logicamente, patisce. Il ragazzo patisce. Ecco, queste sono le skin che vi dicevo stupende di Widowmaker. Veramente fighissime. Allora, quindi se non siamo coperti a dovere... Dobbiamo coprire noi, logicamente. Però se non siamo spalleggiati a dovere da gente con le armi, anche il nostro scudo poi ne patisce. Allora, vediamo di racimolare un po' di gente. Ah, il martello così stordisce. Stordisce ma non ammazza. Fantastico. Ok, tra l'altro ho fatto una cazzata, perché è vero che l'ho tolta ai nemici, ma l'ho tolta anche a me stesso. Ah no, tu sei dei nostri. Visto la scritta gialla, limoncella. Vai, ecco. Perfetto, sono cose che ti fanno sentire una persona migliore. Perfetto, sono riuscito a non farmi scassare dalla ulti di Reaper. E poi arriva il Bastion. Ecco, Reinhardt patisce tantissimo Bastion, perché giustamente con l'attacco a mitragliatore la sua difesa crolla in poco. Vediamo che stiamo facendo veramente fatica, nonostante non sia un livello di difficoltà elevato. Vedo che fa veramente poco danno. Ok, mirare una cosa enorme come Rodog e poi beccare un Reaper così a cazzo. Vai. Ti copro le spalle e anche i ginocchi se fai la brava. Logicamente col microfono attivo diventa estremamente più facile. Ecco, sarebbe stato bello poterci avvalere del diritto di scoppinarlo. Bah, insomma, bocciatissimo in fase d'attacco per quanto mi riguarda le dinamiche, eh. Ottimo in fase di difesa, ma nulla più. Stai qui a sparare ai PC, complimenti. Brava, veramente. Sarebbe la prima volta che rischiamo di perdere contro un personaggio medio, eh. Contro un personaggio, sì. Un'intelligenza artificiale di livello medio. Non preoccupatevi, amici. Sono al vostro scudo. Ok. Serviamo a questo. In pratica, questo è il nostro sporco lavoro. Coprire gli altri. Per quello che vi dico, ragazzi, che se riusciamo a farci coprire le spalle a dovere... Ok, portate pazienza, ma lo scudo ogni tanto muore. Ora gliela faccio vedere. Ok. Squadra nemica annientata. Ecco, ora la vita ha senso. Il mondo sembra un posto migliore.
Ok. Vai così. Ah, niente. È un attacco slidoso molto... Ah, perfetto. Sono lento e pessimo in tutto e per tutto. Fantastico. Attivo la sequenza di autodistruzione. Ok. Mo, vabbè. Non so che dirvi. Sono entusiasta per alcuni dettagli e pessimista per altri. Non è un personaggio che mi fa innamorare di sé. Mi piace, ma con le debite restrizioni. Ha la fortuna di caricare alla svelta i suoi attacchi alternativi, di non avere tempi morti molto pesanti. Non lo possiamo far retrocedere il carico, vero? No. Ora no. Da qui non ci si muove. Perfetto. Dai, dai, ragazzi, su. Siamo riusciti a distrarli a dovere, perfetto. Ci siamo presi una suppostina da soldato. Sì, allora Reinhardt mi sa che è molto più efficace in squadre completamente organizzate, non gestite a muzzo di papero. Nel senso, così a istinto si va, si campa, si vivacchia. Lui ha bisogno proprio di coordinamento, di andare in scioltezza. Bene. Che cazzarola sto facendo della mia vita? Bene, questa cosa mi consola parecchio. Ok. Tutto ciò ci consola tantissimo. E ringraziamo il cielo che è una squadra gestita comunque dall'intelligenza artificiale media. Stiamo patendo come poche altre volte nella vita. Anche perché questo abbiamo detto di carico che indietro non ci torna. Vero? Non può essere sospinto. Sì, bisogna spingerlo. Bisogna dargli il là. Guarda che bello, siamo appoggiati e ce la andiamo di scivolanza. Fatti il 4. Ok. Fantastico. Perfetto. Mi dispiace tantissimo per questo attacco che stordisce ma non ferisce. Veramente una scelta gestionale strana. Però tant'è. Così è se vi pare. Sto Reaper è sempre in giro a far bello. Fa piacere che tu mi abbia nel mirino. Casa, spero stiano tutti bene. Ok. Perfetto. Servono altri spazi per gioire a pieno della sua grossa randellanza. Pressatanza, possenza, ma vali meno come attaccante. Mi dispiace, perché avevo appunto questa idea figurativa completamente diversa di Reinhardt. Me lo aspettavo veramente molto 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 più devastante in fase d'attacco, veramente. E vabbè, ce ne faremo una ragione, cercheremo di non patire per sempre di questa cosa. Molto anche lento e scoordinato in fase d'attacco. Cioè, val bene proprio in caso d'emergenza a colpire alle spalle quando un avversario è scoperto, a tirarsi addosso i danni degli altri, ma vabbè, è la sua funzione, quindi non possiamo volergliene per questo. È bello grosso e balosso, è solo esteticamente figo, imponente, però... Allora, intanto direi di lasciarlo nel limbo, come... diciamo, nella sua categoria per ora D.Va resta il personaggio che preferisco. Vedremo un po' Rodog, vedremo un po' Winston, che non ho la minima idea di come si comporti, e poi toccherà a Zarya. Quindi per ora resta nella classe della terza scelta, perché pur non avendo mai usato Rodog, ho come il vago sentore che sia meglio
quindi vado abbastanza coi piedi di piombo che il prossimo episodio ci regalerà un'esperienza più divertente in termini di attacco. Reinhardt è più noioso. Sì, proprio, che bello quando ti manca proprio uno sputo di scarafaggio, di proprio di scarafottiti. Voilà, dobbiamo abbandonare la partita, grazie, sì. Abbandoniamo, ma abbandoniamola con gioia, senza lasciare rancori. Vabbè, lo so, sono cose stupide. Luciadora, sì, io come sempre vi ringrazio. Continuiamo questa serie di scoperta dei personaggi di Overwatch. Non ce ne mancano tantissimi. Io sono tanto, tanto felice di come stanno andando le cose. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao, ciao!